Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 2 di C12 Final Resistance. Oggi è Pasquetta, quindi ci sono in compagnia della mia ragazza, quindi per questo episodio avremo anche lei. E Ciao a tutti. allora, nello scorso episodio abbiamo praticamente inventati qua e abbiamo salvato una squadra, penso che apparteneva a noi, della nostra squadra, e ci ha dato una bomba. Una bomba che dove, come si apre qua? Non ce l'ho la bomba. Oggetti, vedi? Esplosivo. Che ancora non lo possiamo usare. Però dobbiamo andare da questa zona qua, che non ci siamo andati proprio. Quindi adesso la raggiungiamo. Cosa ne pensi di questo gioco? Ah, un po' di finalmente energia. Recuperiamo l'energia che non se ne poteva più. Cioè, siamo senza energia da non so da quanto tempo. Guarda, devi girare tu la visuale. Non sa quanto siamo felici di No, gira vederla, da solo. signore. Vabbè, Un guarda. gruppo di mutanti ci ha costretti a ritirarci qui, ci è mancato Puoi poco. anche farlo tu per andare più veloce. Hudson e Darrow non ce l'hanno fatta. Per fortuna abbiamo il detonatore. Ok. Almeno Ah, il questo. detonatore c'è. Non Ora l'esplosivo, però ma non il dobbiamo detonatore. uscire di qui. Quello per farlo Riley a accendere. base, mi sentite? Detonatore. Forte e chiaro, passo. Sono con la squadra 1. Sono prigionieri in un campo di forza alieno. Per liberarli dovrò disattivarlo. Penso che il campo sia controllato nello stesso modo che abbiamo visto prima. Questo significa che ci serve una card. Cerca il capo degli androidi. Deve averla lui. Ricevuto. Chiudo. Signor. Mi venga a salvare. Sono intrappolati, vedi? Davvero, un pochino di più lo abbasserei io. Vabbè, stiamo ricaricando di energia per almeno. Ok, abbiamo l'energia fulla. Aspetta che rumore che fa quando parla. Che c'ho gli stivali. Sembra che hai tanti. Ok. Abbiamo una scheda? Attenzione. Ok, abbiamo liberato là. Aspetta, facciamo così. No. Ah, perché se tipo io faccio così, apro qua, poi posso mettere la scheda là e liberare a loro. E allora dove cazzo vado io qua? Posso andare là dentro, ma aspetto. Fa scoppiare là. Aspetta, se io faccio li faccio esplodere tutti. Faccio così, guarda. Li faccio scoppiare tutti. Sì, faccio così. Li faccio scoppiare tutti. Ritorno indietro. La riattivo. Non penso che rinascono sti cosi. Boh, non lo so. E l'ho fatti esplodere. Forse ritorno diretto, ma la devo. Ah, è chiuso. Questo qui è un parcheggio, però. C'è una freccia del parcheggio. Quindi riattiviamo. Ok. Vediamo se funziona. Se no devo passare senza farmi vedere. Cioè, capito che palle. No. Quando loro si girano, poi devi passare. Cazzo, da dove devo fare sta parte? Forse devi andare proprio avanti. Ma mi devo far vedere, Ogni volta vado in direzione. Che palle, però. Oh! Thank you.
ho capito, però devo capire i movimenti che fa. È aperto di là. Ma come cazzo devo fare? Aspetta, ma chissà, ma provo ad andare senza, pure che non mi vedono. Tornato sistema, che cazzo devo fare? Difficilissima sta parte. Cazzo che si morde. Le ha fatto un buon modo. E allora le ho liberate. Però il problema è che ora devo aprire qua. Devi passare per forza senza. Perché per fortuna c'è tipo la mano li attrapassa. Quindi posso fotterli. Però no, devo, per liberare loro, cioè devo devi passare senza farti vedere. Sennò come usciamo? Che io libero loro, però poi non possiamo uscire tutti quanti. Rimaniamo comunque qua. Siamo bloccati, ragazzi. E pupazzi. Oggi che ci sei tu, la parte difficile mi è capitata. No! Grazie signore. Farai meglio a tornare indietro e metterti al riparo. Dammi il detonatore. Ho liberato loro e automaticamente ecco, liberando quello e partito. Ci vediamo alla base, signore. In bocca al lupo. E grazie ancora. Di che? Cavolo, mami. Ma poi c'è la torcia. Ciao. Che bello gli occhi. Ce l'abbiamo fatta! Ma esce qualcosa di qua. No? Vedi, adesso abbiamo il detonatore e l'esplosivo, quindi possiamo avviare la questione. Questa spada, ma la voglio avere. Tiene ancora di plastica. No, sta... quindi bisogna fare così. La vendono prima anche in estate. Ma non è così. Esplosivo innescato. Riley, i nostri sensori rilevano una massiccia onda energetica nell'area. L'esplosione deve aver attivato qualcosa. Fai molta attenzione. Adesso ci diamo una salvata. Ah, ma scrive qua dentro. È solo qua puoi salvare. Ma è questo il brutto, perché non lo vedere come una cosa vantaggiosa. Perché mentre che tu sei in un livello in cui questo qua lo trovi solo lontano, come i checkpoint degli altri giochi, no? Se è lontano, come fai? Dai, prendo un buon saccoccio. Vediamo cosa ci aspetta. Mi sa che c'è il boss. Sì. Speriamo che non è difficile il primo boss. Madonna, siamo al primo livello. Aspetta, vedi, là c'è un cannone, potrei usarlo per distruggerlo. Oddio, che roba è questa? Abbiamo informazioni sui carri alieni. Vengono usati per trasportare i cyborg in città. Fai attenzione, sono armati e dotati di una potenza di fuoco devastante. Non possiamo scappare. Vaughan, Vaughan, sai come sbrigartela. Sfrutta quello che c'è lì intorno come copertura ed evita i laser. Qualunque cosa tu faccia, non sottovalutare la pericolosità dei missili. No, come faccio? Mi devi far vedere? No, uso lo scudo, però lo scudo finisce subito. Oh, e usalo! Subito gli ho tanti di quelle palà. Amico mio, cosa trasferite la forza? Non era tanto difficile perché ho usato il cannone. Non usavo il cannone, ma faccio vedere, ammazzava. Sembra che una lampadina. Attenzione, è il colonnello Grisham che vi parla. Tutti gli uomini tornino immediatamente alla base. Siamo sotto attacco nemico. Ripeto, sotto attacco nemico.
Ma lui è un robot. Colonnello, ci hanno trovato, non so come. Ho bisogno di tutti gli uomini a disposizione per evacuare la postazione. Il trasporto sta arrivando da te, allora. Qui Grisham, chiudo. Conferma salvataggio? Certo. Direi. Quindi abbiamo, allora, praticamente abbiamo superato il primo livello della prima città. Abbiamo completato la missione. Che bello. Vediamo cosa c'è adesso. Diario Carter. Questo ve lo leggete voi, che sennò esco pazzo. Il nostro bunker è sotto per un attacco. Lo facciamo caricare tutto. Questa è la missione della prossima volta. Vaughan, la dottoressa Carter può fornirti altre informazioni sul tuo scudo. Ok, Riley. Abbiamo scoperto che l'unità può generare un impulso elettromagnetico. Il caporale Jackson ti mostrerà come fare. Okay. Puoi caricare la cellula energetica dello scudo fino a innescare l'impulso. In questo modo disattiverai temporaneamente ogni droide o cyborg investito dall'onda d'urto. Sembra non abusarne, altrimenti brucerai la cellula. Una volta che l'ultima squadra sarà fuori di qui, dovremo attivare il sistema di autodistruzione. Per farlo ci serve l'impianto corticale del generale Hammond, che si trova nel centro medico. Bisogna recuperarlo. Dopo potremo incontrarci alla sala di controllo principale. Jackson ha i codici del tunnel che servono per entrare nella base. Ora vai. Cosa mi ha dato? Mi ha proteggiato lo scudo. Si vede, ha un attacco in più. Quindi adesso ti sono di più. Quindi tipo quando finisce quella barra, un'altra barra. C'è l'energia. Ok ragazzi, qui, per oggi è tutto. La prossima volta andremo abbiamo in compagnia la prossima missione, siamo con loro. La prossima volta andremo con loro a continuare questa sulla sinistra, avventura sulla e vediamo questa missione se riusciamo a superarla. Quindi, ciao a tutti da Tiger. Ciao a tutti.